Sabato 10 e domenica 11, 33esima edizione della Fiera di San Baudolino. La Camera di Commercio è impegnata con i propri spazi, vale a dire il cortile dove saranno presenti degli espositori. Domenica ci sarà la fiera tradizionale, il concorso del tartufo. Abbiamo inserito anche un momento di premiazione per dei ragazzi per delle tese di laurea, che questo rientra in un progetto PID sulla digitalizzazione. Insomma, una serie di eventi che abbiamo cercato di coinvolgere tutto il centro storico e non solo, quindi tutti i commercianti e gli espositori, per esporre quello che è la tradizione del territorio. All'interno della Fiera di San Baudolino anche il Festival del Raviolotto, particolarmente importante perché quest'anno sono gli 850 anni di compleanno della città e la condotta Slow Food è tra i protagonisti di questa iniziativa. Sì, quest'anno la quinta edizione del Festival del Raviolotto. Ogni anno il festival acquisisce un risvolto diverso. Quest'anno abbiamo voluto dedicare questa nostra iniziativa agli 850 anni di Alessandria, quindi sarà una serata che parlerà attraverso il piacere del gusto delle paste ripiene di alcuni dei borghi che hanno fondato Alessandria, quindi raviolotti confezionati abilmente a mano da ristoratori di queste zone. Ma c'è un'altra celebrazione, perché apriremo la serata della disfida, così si chiama perché sarà una gara tra amici in realtà, con un aperitivo dedicato alla fondazione delle Camere di Commercio Alessandria Asti. L'abbiamo organizzato e lo condurremo con la condotta Slow Food delle colline astigiane Tullio Mussa, e quindi ci sarà anche la possibilità di conoscere prodotti eccellenti, oggetto di progetti come presidi di prodotti inseriti nell'arca del gusto, di vini, liquori di questi due territori. Un piatto speciale per gli 850 anni. Sì, anche perché la condotta Slow Food di Alessandria ha un grande gruppo di cucina, e poi c'è anche Luigino Bruni, che è il nostro storico gastronomo, e quindi abbiamo elaborato con il suo aiuto questa ricetta, che è una ricetta che abbiamo dedicato proprio al compleanno della città, che è il raviolotto Lissondria 8,50, è un raviolotto nudo, ma non vi svelo nulla, venite ad assaggiarlo quella sera. E poi si prosegue la domenica, come? Sì, il nostro festival proseguirà anche la domenica con al mattino questo mercatino dei raviolotti nel cortile di Palazzo Monferrato, con dei produttori anche già che hanno partecipato al nostro festival e alcuni nuovi. Poi nella cortile della Camera di Commercio un grande stand Slow Food con piatti della tradizione e prodotti dell'arca del gusto, quindi ci sarà la zuppa dei ceci di Merella con la collaborazione di Beppe Sardi, e poi il salamino di mandrogne bollito come la tradizione vuole, con un gustoso contorno di cavolo di San Giovanni di Casal Cermelli, il tutto ovviamente accompagnato da un ottimo bicchiere di vino rosso del nostro territorio.